Questo appello ha alle spalle un percorso che ormai è partito nel 2009 e contiene dentro di sé le riflessioni sia del gruppo che noi possiamo chiamare il direttivo della nostra scuola di educazione alla cittadinanza responsabile, sia anche tutti gli interventi, le riflessioni, le proposte, le osservazioni, le critiche che i centinaia e centinaia di partecipanti ai vari corsi di questi ultimi 5 anni hanno espresso proprio nei confronti delle istituzioni, della loro visione delle istituzioni, proponendo, ecco, aspetti positivi e aspetti chiaramente critici. Ecco, questo documento contiene proprio non solo la riflessione di questi gruppi di lavoro, se vogliamo chiamare dei direttivi, ecco, della scuola, ma anche proprio, ecco, dei partecipanti. Quindi è un documento che ha dentro di sé anche il sentire, le esigenze della gente, proprio, ecco, della base della nostra società trentina. Io credo che questo lavoro fatto dalla nostra scuola di Cesana per la politica, l'economia sociale e dall'ufficio di pastorale sociale sia quanto mai provvidenziale, e è provvidenziale anche che esca un po' lontano dall'immediato delle elezioni, in modo che appaia chiaro che qui non c'è nessuna sponsorizzazione per un colore o l'altro. E la chiave di volta del documento sostanzialmente è duplice. Da una parte, lavorare sulle motivazioni che portano le persone alla candidatura. Troppo spesso, all'interno anche delle nostre comunità, le candidature sono portate avanti in modo un po' improvvisato, magari qualche volta anche all'ultimo momento e senza grandi motivazioni, ma semplicemente perché in qualche misura c'è necessità di formare una lista. E allora l'intento del documento è quello di invitare i candidati a porsi la domanda su perché entro in politica. Qual è la motivazione che mi spinge a entrare in politica? E a esplicitarla anche alle persone, esplicitare in maniera chiara le motivazioni per cui uno entra in politica. E credo che se arrivassimo ad avere candidature che non sono semplicemente delle candidature, ma dove il candidato riesce veramente a far capire che il suo entrare in politica ha determinati valori alle spalle e dietro a quei valori c'è una volontà vera e reale di mettersi al servizio del bene comune, potremmo dare qualità all'agire politico che diversamente rischia di essere un po' così condotto sull'onda dell'improvvisazione o magari di interessi di parte che qualche volta nelle nostre comunità sono anche abbastanza visibili, visto anche il fatto che sono molto piccole e a volte il piccolo è bello, ma il piccolo svela anche la poca limpidezza delle secche. E l'altro punto è lavorare sulla competenza. Cioè, quello che il documento chiede è proprio anche un lavoro forte per arrivare alla candidatura politica preparandosi a questo. Perché il rischio è l'improvvisazione anche di una candidatura senza avere nessuna preparazione alle spalle, senza poter esibire nessun passaggio di esperienza, magari in corpi intermedi che lo hanno reso capace di fare azione politica. E allora qualche volta si vede candidati che si presentano senza la benché minima competenza. Crediamo che però una candidatura politica richieda che il candidato abbia delle
perlomeno frequentato qualche corpo intermedio, abbia avuto qualche impegno nell'ambito sociale e quant'altro, in modo tale che il suo muoversi in politica non sia improvvisato, senza competenza. In poche parole, poi lascio spazio alle domande, mi pare che due sono gli elementi portanti: le motivazioni alla candidatura da esplicitare e di cui rendere ragione in termini di concretezza, e fare un percorso per arrivare alla candidatura con un minimo di competenza. Un terzo elemento potrebbe essere il contatto reale con la gente, con le persone, con i volti concreti di chi vive sul territorio, perché spesso abbiamo assistito in campo politico a circuiti un po' chiusi, dove il politico l'ultima delle cose che fa è aver contatto con la gente, ha contatto con i propri sistemi organizzativi, ma perde il contatto con la gente. Quindi questa provocazione a trovare strumenti per avere un reale contatto con la cittadinanza, con le persone, con la gente, sia in fase di candidatura, ma ancora di più una volta poi che entrasse nell'agone politico.